Il sistema start-stop è un sistema che funziona in modo immediato e semplice. Ad esempio, avvicinandoci a un semaforo rosso, ecco che premo il freno, la frizione, metto in folle neutra, tiro sulla frizione e il motore si spegne, riducendo così i consumi di carburante e per un discorso ambientale si riducono le emissioni di CO2. Diventando verde, premendo semplicemente la frizione, ecco che il motore in modo autonomo va nuovamente in moto. Come abbiamo visto, tutte queste mosse per accendere e spegnere il motore non vengono a influenzare in alcun modo il mio stile di guida. Infatti sono tutti movimenti che io vado a fare in modo semplice e autonomo. Mi fermo un semaforo, premo il freno, la frizione, metto in folle e tirando sulla frizione ecco che il motore si spegne. Il sistema start-stop è un sistema che noi possiamo disattivare all'interno della macchina premendo il pulsante che abbiamo sulla plancia. Ed ecco quindi che sul cruscotto appare una spia luminosa che ne indica il disinserimento. Questo disattivo. Il sistema start and stop funziona in modo immediato e rapido e semplice. Avvicinandoci a un semaforo rosso, ad esempio, che premiamo il freno, la frizione, mettiamo in folle, tiriamo su nuovamente la frizione ed ecco che il motore si spegne. Per riprendere la nostra marcia e quindi rimettere in moto il motore, premendo semplicemente la frizione, il motore si rimette in moto. Come abbiamo visto, questo sistema non va assolutamente a cambiare il mio stile di guida normale, quindi la mia guida risulta comunque fluida, naturalissima, e tutte queste funzioni di spegnimento e riaccensione del motore avvengono in modo automatico, senza assolutamente influire il mio modo di guidare. Vabbè, cambio l'inquadratura.